I Romani e il loro impero. Come gli antichi greci, anche i Romani erano un popolo di combattenti, che considerava essenziale espandere il proprio territorio. Mentre i greci però fondavano colonie indipendenti, come indipendenti erano le città-stato, i Romani mantenevano a Roma il controllo dei territori conquistati. Fu così che col tempo si formò l'Impero Romano, una grande organizzazione statale che comprendeva quasi tutto il mondo allora conosciuto, e che resistette per oltre 1200 anni, dalla fondazione di Roma nel 753 a.C. al crollo nel 476 d.C. Controllare un impero. Perché funzioni, un impero ha bisogno di tante cose. Vie di comunicazione, avamposti fortificati per l'esercito, città ben organizzate, leggi chiare e regole universali. Oltre che combattenti organizzatissimi, i Romani erano anche ingegnosi inventori di macchine, costruttori assetati di conoscenza e tolleranti verso gli usi dei popoli conquistati. Facendo propri i risultati migliori dei popoli che assoggettavano, riuscivano a sfruttare al meglio le conquiste, portando anche nei territori più lontani le innovazioni più adatte. È così che in ogni sperduto luogo in cui è arrivato l'Impero Romano, ancora oggi si trovano costruzioni, decori e strutture costruite dai Romani. Non solo, ancora oggi, dopo più di 2000 anni, alcune di queste opere sono ancora in uso. Le costruzioni. Le costruzioni romane che ancora troviamo in tutti i paesi che facevano parte dell'impero sono davvero moltissime. Le strade principali che da ogni luogo d'Europa portano a Roma, per esempio, seguono ancora il tracciato di quelle romane, costruite inizialmente per trasportare materiali utili all'esercito in marcia, e successivamente diventate le vie attraverso cui la ricchezza fluiva verso la capitale. E molti ponti romani, su cui le strade superavano torrenti e fiumi, sono tuttora in uso, tanto erano solidi. Man mano che l'impero si espandeva, gli avamposti diventavano città e porti. Lungo le strade correvano le arcate degli acquedotti che portavano, e spesso ancora portano, acqua da sorgenti lontane anche centinaia di chilometri. E nelle città non mancavano i lussi, a cui i cittadini romani ormai erano abituati. Le fognature, i gabinetti e le terme, con la loro rete di tubature per l'acqua calda e fredda. Le fontane, i templi, che ricchi di colonne ricordano quelli greci. Così come greci sembrano i teatri, dove ancora oggi si svolgono spettacoli d'ogni genere. Nelle città più importanti, poi, troviamo anche gli anfiteatri, tipicamente romani, gli ippodromi e le palestre, dove la popolazione assisteva a giochi e gare. Qui si trovano anche le ville dei più ricchi, lontane dagli edifici per il popolo e abbellite da fontane e giardini, statue e colonnati, mosaici e pitture, oltre che da oggetti finemente lavorati,